Allora, facciamo un video un po' diverso, lo sapete, a me piace fare soprattutto pure Yule. Allora, sono andata in farmacia e vi faccio vedere che ho preso delle creme per provare delle creme nuove. Questo qui però ho visto che c'è il melograno, io sono sensibile a questo prodotto, vabbè glielo do a mia sorella. E niente, e poi sono andata dal cinesino, cinesino, cinesino. Allora vi faccio vedere, allora ho preso. Questa ragazze è una linea di farmacia, io non so se voi la conoscete, si chiama Vebix, è senza parabeni, gli inci sono abbastanza buoni, cioè senza paraffine in poche parole, infatti ci sta la mamelis, l'arnica, il tocoferolo, ci sono delle vitamine A, B e E, quindi diciamo energetiche, questa è una crema mani. L'odore è abbastanza buono, cioè non è forte. Questa è la crema mani. Questo qui sono restata un po' perché me ne sono accorta ora che c'ha. Allora, questo è un contorno occhi sia per gli occhi che per le labbra. Ha una protezione solare 15. Aiuta a ridurre le piccole rughe e i segni di espressione. Zone del contorno occhi e labbra. Tensore vegetale, filtri solari UVA e UV, estratto di melograno, quindi non me lo posso mettere. E poi applicare mattina e sera dopo l'abituale pulizia del viso. È testato senza parabeni, quindi questo ragazzi lo devo dare purtroppo a Monica. Ah, è 15 ml, che peccato, è bellino il packaging. Il packaging, ragazzi, è così. Bello l'odore, mi piace un sacco, che peccato che c'è il melograno. Questa ragazza è una crema per tutti i tipi di pelle, si chiama crema Hydra 24 ore, ha energetica, vitamina B5 e più F, senza parabeni. Faccio sapere come mi trovo. Perché poi se non mi trovo io le do sempre a Monica, li usa Monica, Raffaele. Vediamo com'è. Così. Barattolino.
Ragazza, ero molto curiosa vedere se c'era il sigillo, almeno creme, almeno quello che comprate in farmacia, vedete? Perché comunque qui sta in offerta e l'ho pagata a 10 euro. È sigillata. È buona. Poi vi faccio sapere. Queste sono queste cose, ragazzi, che ho comprato in farmacia. Questo ce lo devo dare a Monica. E quindi. Allora, poi il cinesino. Questi sono, allora, delle penne a sfera. Perché a volte nelle agende, soprattutto le agende, ragazze, le Moleskine passa con l'evidenziatore instabile, non lo so perché, sulla Moleskine passa, trapassa, e quindi ho detto, vediamo se vanno bene queste penne. Avrei una cartoleria, andrei in fallimento io con la malattia che mi è venuta della cartopazia. Mamma mia, a livello di agende, pastelli, pennarelli, mi sembra quando andavo a scuola. Veramente, anche quando lavoravo in ufficio, ero fissata a questo a livello di organizzazione. E poi vi devo fare il video di quello che ho fatto con l'agenda che mi aveva regalato Davide Adanelli. Cioè, in poche parole, vi faccio vedere poi in un altro ragazze video. Quelli sono video che ci vogliono un sacco di tempo, è impossibile fare vedere tutti i passaggi. Lilla, bellissime queste pinne.
Belle ragazze. Avevo pagate poco, mi pare 1,80 euro, belle, dal cinese. Rumore, non volevo editare. Quindi questi sono i pastelli. Preso questa bustina perché ci devo mettere tutti gli scontrini nell'agenda, quella là che avete visto che mi aveva regalato Roberta, no la clipbook, quella no. Quella lì settimanale ho deciso di farla per le quando vai a fare le spese con le carte, con la carta, e quindi ci metto gli scontrini. Poi ve la faccio vedere. Naturalmente dico questa la uso per questo punto, perché poi là sono cose un po' più personali. Perché io mi segno pure quando vado a Davide mi dà la sua carta, senza i contanti, perché io ho solo l'Evolution io. Però è lui che mi dà comunque i soldi, la carta sua. Quindi niente, e quindi volevo mettere gli scontrini qua dentro, poi. Allora ragazze, mi sto facendo le treccine perché così sto più ordinata, perché i capelli già si sono fatti abbastanza, si stanno facendo lunghi, però tenevo i polsini grandi, quindi ho preso questi dal cinese. Questi li usiamo pure qualcuno per l'una. Sono neri e bianchi. Poi ho preso una cosa per il canale, infatti forse per i trigger. C'ho un altro trigger dove stanno quelle cose di capelli. Infatti penso che, perché oggi che cos'è? Martedì va questo che sto facendo ora, perché lo sto editando al momento. Quindi questo va stasera, domani non penso che vanno video, penso che vanno giovedì e venerdì. Quindi vanno e quindi farò questo dei trigger, penso, giovedì. E ho preso questa spazzolina. Vediamo se si sente, fatemi sapere se si sente. Poi ragazzi, ho preso una spugnetta troppo bella. No, vabbè, perché a me mi piace molto questi video e poi ho visto che ve li state vedendo i trigger, perché è come se io stessi su TikTok. Mi piace troppo a me il fatto di queste cose da lì. Vedete? No, ragazze, è troppo bella. Fatemi sapere se vi piace questo trigger. No, vabbè. Io non sento. Fatemi sapere se si sente. Io poi dopo rivedo. Comunque devo editare. Devo fare l'editing perché comunque qualche rumore c'è stato. Che peccato. Io voglio evitare. Invece loro aspettano che mi metto a fare gli ASMR e fanno i rumori. Ancora li stanno facendo. Piace questo trigger. Questi lo poi quindi farò il video che sto organizzando altro, quello lì per i trigger. Io amo questi video, ragazze. Perché per me sono molto semplici, poi mi piacciono anche i Yule tantissimo. E niente ragazze, dopo queste sono le cose che ho comprato. Che peccato perché non volevo editare. E vabbè. Ci metto più tempo perché c'ho il cellulare quello lento. Però
Però meno male che c'ho l'autonomia. E niente, ragazze. Vi mando un bacio e ciao ciao ragazze, al prossimo video ASMR. Ciao ragazze.